Il legame tra Piave al Top e il mondo della scuola non è nato solo quest'anno, è un processo questo che sta andando avanti da alcune stagioni, ma com'è nata questa idea di entrare nelle scuole? Dobbiamo dare merito soprattutto a Antonio Incitti che ha pensato questa cosa, chiaramente per avere i bambini, per portarli, per fargli conoscere i campi sportivi, lo sport in generale, bisogna avvicinarsi, la scuola è un punto fondamentale dove poterli incontrare e poi portarli qua, insomma. Sicuramente, insomma, è stato un successo perché rispetto all'anno scorso ci sembra che il numero dei bambini sia cresciuto, soprattutto di bambine. Assolutamente sì, stavo verificando con te questa cosa e mi fa un piacere enorme perché noi già a livello di scuola calcio abbiamo delle bambine e tutte queste bambine che vediamo stamattina spero qualcuna venga invogliata per venire a giocare a calcio, comunque sia faccia sport in generale che è la cosa più bella che c'è nella vita, insomma, ecco. Sana, sana, soprattutto sana. È stata una bella occasione proprio in questo senso, nel senso che proprio le bambine che inizialmente potevano essere ostili nei confronti di un gioco chiaramente maschile, storicamente maschile, e anche qualche genitore, devo dire che quando abbiamo presentato questo progetto, insomma, un po' perplesso, ma le bambine, il calcio, poi tutti, no, anche noi insegnanti, i genitori e i bambini, si sono resi conto che non era altro che un'attività sportiva dove ci si mettevano in gioco tutte le coordinazioni motorie, tutte quelle prestazioni a livello proprio di motricità che sono tipiche di ogni sport. E poi c'è il rigore dello sport di squadra, di rispettare certe regole, per cui è stata un'esperienza, devo dire, positiva, molto positiva. È una delle mission fondamentali di una scuola che è collegata strettamente al territorio, interagire con quelle che sono le associazioni del territorio. E le associazioni sportive sono uno degli elementi forti della socializzazione nel territorio di Civitella, costituiscono un valore aggiunto tutto l'associazionismo, chiaramente. La scuola collabora con il territorio perché è la scuola di Civitella, è la scuola di Badia, la scuola di Tegoleto, piuttosto che di Ciggiano, piuttosto che di Piave al Toppo. Quindi collegare scuola, territorio e associazionismo significa far diventare più forte l'associazionismo, più forte la scuola e costruire cittadini che siano ben radicati nel loro territorio, che per noi è una missione fondamentale. Sono iniziative importanti per il nostro territorio. Un ringraziamento sia alla Polisportiva del Piave al Toppo sia alla nostra scuola che hanno realizzato questo progetto. Unire sport e scuola è uno dei punti fondamentali per lo sviluppo dei nostri ragazzi. Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita di questi ragazzi.